E bentornato nell'arte graffa. Come va? Grazie, grazie di essere tornati sul canale. Io sono Andrea e oggi andiamo a disegnare doodle. Li voglio racchiudere nelle mie parentesi graffe. Se ti piacciono i doodle, ho fatto anche un quadro in resina. Ti lascio il link qui sopra. Puoi andarlo a vedere. Sicuramente farò un altro quadro in resina, un po' più piccolino, sempre sullo stile doodle. Quindi, se ti interessa, mi raccomando, iscriviti qui sotto e attiva la campanellina e rimani sempre aggiornato. Super. Mi raccomando, la campanellina attivala anche dal telefono. Sempre se ti va. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, prendiamo la matita e andiamo subito a fare lo sketch del disegno. Praticamente ho iniziato con la matita e ho disegnato le mie parentesi graffe. Mi sono aiutato con una dima che ho fatto con il taglierino su un foglio di plastica. Disegniamo una parentesi a destra e un'altra a sinistra. L'idea è che dentro ci voglio racchiudere tutti i doodles fatti a fantasia e dare un senso come se stessero uscendo dalle parentesi. In questa fase non ci curiamo troppo di farla precisa, la parentesi, tanto poi con il tratto penne la ripasseremo tutta quanta. Allora, io inizierei dalla parte bassa, iniziamo con un po' di forme, facciamo dei cerchi, dei rettangoli, sempre cercando di dare profondità al disegno. Ok, ci siamo quasi, il primo schizzo è finito. Cerchiamo un po' di migliorare le forme, anche a occhio, per vedere nel complesso tutta l'opera. Probabilmente questa grafica la caricherò su Redbubble, quindi se ti interessa acquistare dei prodotti con sopra le mie grafiche, li puoi trovare sul sito. Se vuoi ad esempio un quadro con questo disegno, lo puoi scaricare da lì. Ok, una volta finito il disegno, andiamo con il tratto penne a rifare tutti i bordi delle sagome. Per questo disegno userò un tratto penne che ha una doppia punta. Potete sempre usare anche il classico tratto penne 05 oppure altri marker che avete lì disponibili. Io vi consiglio di usare una punta fina per fare le linee perché viene una cosa più precisa. Ok, possiamo cominciare. Io direi di passare subito all'inchiostratura del disegno. Vi lascio un po' di bella musica e ci sentiamo dopo. Check the mic and make sure it sound right, boys. Una volta finito con il tratto penne, ricordatevi di cancellare tutte le righe della matita, perché dopo con i colori che non sono proprio coprenti, si vedrebbero tutte quante e non possiamo più toglierle, quindi è meglio toglierle prima. Ho cercato di farmi consigliare dai miei follower su Instagram, anzi se non mi segui, seguimi anche tu, mi trovi come Arte Graffa e a volte mi diverto a farti partecipare nei miei disegni. Questi sono i colori che hanno scelto alcune persone con le loro storie. Proviamo a fare il disegno con questi colori in modo che sembra un po' più come se l'abbiamo fatto insieme. Per colorare in questo stile utilizziamo tre tipi di colore, quindi il colore di luce, il colore medio e il colore di ombra. Le tre varianti del colore rappresentano la sfumatura che farò sull'oggetto per dare quel senso di tridimensionalità. Quindi andiamo a passare il colore quello più scuro, poi mano a mano ci abbassiamo di gradazione e andiamo a fare quello sempre più chiaro, tornando sempre un po' indietro e sfumando con il colore, mi raccomando.
Ok ragazzi, adesso come vi avevo anticipato, con la punta quella più spessa andiamo a ispessire alcuni tratti, non proprio tutti, quelli che diciamo ci sembrano più significativi, li andiamo un po' a risaltare con questa punta più larga, cioè insomma mettete un po' dove capitano però con certo criterio. Io in genere cerco di metterle dove risalta più sulle ombre. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Se vi siete divertiti e volete continuare a seguirmi, iscrivetevi e attivate la campanellina. Mi raccomando, lasciate un like così mi aiutate a crescere su YouTube. Questo è un progetto nuovo, l'Arte Graffa Lab. Spero proprio di portare contenuti sempre più di valore. Quindi, che dire, iscriviti e lascia un bel like. Ti ringrazio e ricorda, tutto questo è Arte Graffa.